Salve amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sicuramente vedete lo schermo nero, ma non è perché c'è lo schermo nero, è perché vi devo far vedere un nuovo gioco. Solamente che vorrei ricordarvi che nel mondo ci sono tanti giochi divertenti e altri tipi di generi, horror e altre cose così. Ma ci sono particolarmente due giochi che sono diventati famosi e attualmente ti fanno girare le palle. Sto parlando di questi due giochi. Sicuramente non li avete già sentiti nominare o li avete anche già giocati. Uno e due. Che fantastici giochi che sono, eh? No, proprio no. Cioè, io li adoro questi giochi, solamente che ti fanno bestemmiare, in teoria. Io ho trovato un gioco che racchiude questi due giochi, in teoria. Tutti quanti sicuramente la penserete sicuramente come me. Che questo gioco ti fa bestemmiare, ti viene voglia di prendere il computer, buttarlo dalla finestra e farlo spaccare in mille pezzi. Altrimenti prendere questo iPhone e buttarlo dalla finestra e ridurlo in briciole. Avete ragione, ma c'è un gioco particolarmente figo che, diciamo, è semplificato, nel senso che è un gioco che ti fa venire voglia di giocarci tante di quelle volte, per tutte le volte che questo gioco ti ha fatto bestemmiare. Come ve lo farò scoprire? È semplicemente così, guardando il mio gameplay. Eccoci tornati finalmente, ecco qua il nostro piccolo gameplay che spruzza gioia in tutti i... Vabbè, avete capito. Non sto dicendo un cazzo, ma comunque era per informarvi. Vabbè, iniziamo subito con il gameplay, così potete capire effettivamente che questo gioco è molto più figo di Flappy o Splashy Fish e quell'altro lì, Flappy Beard, com'è che si chiamano quei due. Iniziamo subito. No, sto già sbagliando di brutto, perfetto. Ecco, guardate qua. No! Figura di merda! Perfetto, avete già capito dall'immagine. Merda. Ciao, muori, muori! Fantastico. Dai, muori. Quanto godo. Sì, adesso voi direte, Davide, stai impazzendo, sì. Tecnicamente sì. Aumenta sempre di velocità, eh. Cioè, non è che adesso è facile il gioco. Minchia. Guardate, io sto godendo per tutte le volte che ho bestemmiato in quel gioco. 102 punti. Sì, dopo sicuramente vi farò vedere il gameplay originale. Però adesso, ragazzi, mi sto divertendo. Porca zozza. Tutte le volte che ho bestemmiato per questo gioco. Muori, muori! Voglio anche il pesce, voglio. Voglio ucciderlo. Ai. No. Questo è un record. Per tutti quelli che hanno fatto un record 156 con quel cazzo di Splashy Fish o quell'altro come cazzo si chiama. Avete fatto un record di 150, io vi ho superato. Però non sta aumentando. Carneficina stiamo facendo. Oh. È più difficile. È più difficile. Sta diventando sempre più difficile. Vedo che fanno così. Basta, dovete morire! Voglio arrivare a 1000 e poi vi farò vedere quello originale. Perché volevo farvi vedere questo gioco. L'ho trovato troppo figo. Dai, oh! Per tutti quelli che odiano questo gioco. Perfetto. Che cazzo? What the fuck? Oh, 1020. Vabbè,
Sono attivo. Ok. Dai, ragazzi, dite avete anche una figata, cioè è più facile. Cioè... Oh, finalmente. Oh. Basta. Perdiamo, se no. Perfetto, game over. Adesso vi troverò il gioco originale, così almeno che possiate, se riesco a trovarlo, perché lo sto cercando dappertutto online, non lo trovo ancora. Però vabbè, ve lo faccio vedere tra un po'. Perfetto, dopo ore, tante ore per cercare sto cazzo di gioco, l'abbiamo trovato. Perfetto, normale, perché è già impossible, è impossibile. Ma già che lo dice il nome. Dovete tornare a quell'altro di prima, no? Perché... Ma... Sta rischiando. Il monitor sta rischiando. Manco un salto, cioè, ma io ne faccio uno qua. Ma voglio saperlo. Impossible. Dai, voglio vedere Impossible. Su. Oh mio Dio. Ah, è più facile Impossible. Ma che ho iniziato? Basta, non ne faccio più. Ah! Catroccio. Perché? No, io normale. Cioè, se non ci esco manco normale, che cacchio pretendo? Minchia, io prima di schierare, però, ce ne vuole. Attenzione! Mi dispiace se ho rotto la videocamera, però purtroppo quel gioco mi ha fatto incazzare. Comunque iscrivetevi e mettete un bellissimo like, scusate, like, ma soprattutto iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Chi pensa che questo 8 è uguale alla D siano un pene è un malato. Sì, va bene, dopo questa cazzata concludiamo il video. Scusate, volevo metterlo questo 8 uguale D. Però comunque, niente. Ci vediamo in un prossimo video e, come ho già detto prima, mettete un bellissimo like, o like, quello che volete, ma soprattutto iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Quindi ciao a tutti ragazzi!